Ho i miei vincitori, libro e film più amati del 2023. Volevo aspettare gennaio per farvi questo video perché il film in Italia uscirà solamente alla fine di gennaio, però ho letto il libro, mi ha accappottata e non potevo resistere, non potevo aspettare. Abbiate pazienza, in ogni caso non vi farò spoiler, andate pure serenamente al cinema anche dopo aver visto questo video. Qualcuno aveva già indovinato il titolo dalle stories di Instagram, quindi seguitemi anche lì se ancora non lo fate. Oggi parliamo di Povere Creature, sia il romanzo di Alastair Gray che anche il film di Yorgos Lanthimos che uscirà in Italia il 25 di gennaio, mi pare. Io l'ho già visto perché è stato presentato in concorso al Festival di Venezia e tra l'altro ha anche vinto il Leone d'Oro, ma proprio a mani basse, l'hanno amato assolutamente tutti, tranne mi pare quelli di Wired, non so per quale motivo, hanno fatto una recensione un po' mollina, non ho idea del perché, saranno persone malvagie, non ci interroghiamo in proposito. Il film è abbastanza fedele al libro, tranne qualche snodo di trama verso la fine e una cornice importante che viene omessa, ma ne parleremo nel secondo blocco quando ci concentreremo sul film. Parliamo prima del libro, che è questo qui. In Italia lo ha ristampato giusto quest'estate Safarà, la casa editrice Safarà. Per chi fosse collezionista interessato a prime edizioni, la prima edizione italiana mi pare l'avesse stampata Marcos y Marcos a metà degli anni 90, perché questo è un libro che all'estero è uscito nel 92, nei primissimi anni 90. Ora però non credo che l'edizione di Marcos y Marcos si trovi più, e c'è appunto questa qui di Safarà, che tra l'altro è fighissima. So che loro stanno ristampando anche altri testi dello stesso autore, hanno fatto la sovracoperta così con la locandina del film di Lanthimos, mentre dentro hanno lasciato l'illustrazione di copertina originale, che è questa qui con la donnina che esce dalla bocca del teschio. Parleremo tra un po' di che cosa significa, anzi diventerà piuttosto autoevidente. L'autore è scozzese, si chiama Alastair Gray, io non lo conoscevo, ma dall'alto della mia ignoranza ho scoperto che è considerato una specie di Joyce scozzese. È un autore poliedrico con una forte vocazione sperimentale che unisce il realismo al fantastico e alla satira. È mancato nel 2019, quindi purtroppo non c'è il rischio che senta la sbrodolata d'amore che sto per fare. Però sono sincera, io non credo di aver mai letto niente del genere e ora voglio leggere tutto quello che ha prodotto. Non mi sento nemmeno di dire che questo libro non è invecchiato di un giorno, perché a me sembra scritto nel futuro questo libro, è avanguardia pura, mi azzarderei a dire che non siamo pronti. Povere Creature, come tutte le grandi storie, si appoggia su un simbolo archetipico, in questo caso si rifà indirettamente alla figura del golem. Nella tradizione ebraica, un golem è una specie di uomo robot che l'uomo crea con mezzi magici oppure artificiali, in concorrenza con l'atto creatore della divinità, a sua imitazione e a volte anche in conflitto con la divinità. Avrete sicuramente sentito storie simili decine di volte. Volendo, il nostro Pinocchio è una specie di golem, come è una specie di golem anche la creatura del dottor Frankenstein, e Gray va a ripescare da tutto quell'immaginario lì per dar vita a una creatura sua che nel libro si chiama Bella o Belle. La premessa è questa: siamo nell'epoca vittoriana, nel febbraio del 1881, a Glasgow, in Scozia, e dal fiume Clyde viene ripescato il corpo di una giovane donna in avanzata gravidanza. Questa donna, che scopriremo poi chiamarsi Victoria, si è buttata volontariamente da un ponte, voleva togliersi la vita, però al momento non viene identificata tra le persone scomparse, non si sa chi sia. Il dottore, che si occupa di analizzare i suoi resti, decide di tentare su di lei un esperimento molto simile a quello del dottor Frankenstein. Vorrebbe riportare questo corpo in vita grazie agli impulsi elettromagnetici. Sono esperimenti che stava già compiendo da un po'. Il dottore, però, vuole rispettare la volontà della donna che ha scelto di togliersi la vita, non vuole risvegliarla contro il suo volere. Tenete presente questo e mettetelo da parte perché il tema del libero arbitrio è fondamentale all'interno del libro. E allora che cosa fa? Prende
prende il cervello della bambina che era nel grembo della donna e che era praticamente formata e mette quello nella testa della madre. Il nome del medico è Godwin Baxter, chiamato affettuosamente God, che naturalmente vuol dire Dio, e darà alla creatura appunto il nome di Bella. Queste sono le premesse di una storia incredibile che però a sua volta è incastonata all'interno di una cornice più complessa. Cerco di tracciarvela, di darvi un'idea a grandi linee. E tenete presente che all'interno del film questa cornice è stata eliminata a beneficio della linearità narrativa, come vedremo. Però io la trovo comunque importante perché dà un margine di interpretazione maggiore all'opera, quindi cerchiamo comunque di tratteggiarla. Non è uno spoiler, ripeto, state sereni, perché queste cose che vi sto per raccontare vengono spiegate già dall'introduzione del libro. Alistair Gray si serve dell'espediente metanarrativo del manoscritto ritrovato. Sostiene di aver trovato un volume autopubblicato ai primi del Novecento da un tale dottor McCandless, che d'ora in poi chiameremo Kendall Candela, esattamente come fa Bella. Kendall è l'autore immaginario che racconta tutta questa storia, di cui vi ho già accennato le premesse, come se fosse realmente accaduta, come se volesse fare una cronaca fedele e realistica della vita straordinaria di Bella, che poi è diventata sua moglie. Sempre nella metanarrazione del libro, nel 1913, alla morte di Kendall, Bella ritrova questo libro, questo volume. Decide di non distruggerlo, decide di conservarlo perché comunque è un ricordo del marito, ma ci allega comunque una lettera scritta di suo pugno che a sua volta verrà ritrovata da Gray nella finzione. In questa lettera, Bella dà una versione completamente diversa dei fatti narrati, una versione decisamente più realistica che non comprende, morti e resurrezioni. E appunto dichiara che tutto ciò che ha raccontato il marito è frutto della sua fantasia, della sua immaginazione, che non sa perché abbia deciso di raccontare una storia del genere ricamando sulla storia della vita della propria moglie, ma che la versione reale dei fatti è quella che racconta lei, quindi sconfessa tutta la storia dello scienziato pazzo. Alistair Gray, quindi l'autore reale del romanzo Povere Creature, cerca invece, in questo gioco metanarrativo sempre, di convincere il lettore che la versione reale dei fatti sia quella di Kendall, portando a sostegno anche delle prove storiche che confermano quanto affermato da Kendall sulla vita di Bella. Credo che questa cornice che dal film è stata tagliata sia importante per contestualizzare meglio il libro, perché lascia il lettore libero di avere una doppia interpretazione dei fatti, di credere alla versione di Kendall o alla versione di Bella. E ritorna qui quindi il tema del libero arbitrio anche da parte di noi lettori nel scegliere la storia che ci convince di più, e mi riallaccio parlando di libero arbitrio alla trama. Infatti Godwin, il nostro God, che viene descritto da Kendall come un uomo dalle caratteristiche fisiche ripugnanti, quando ha creato Bella aveva in mente una cosa precisa: avrebbe voluto costruire un golem che fosse la sua compagna in qualche modo. Però, a differenza di quanto fatto dal nostro God, diciamo, della tradizione religiosa, Godwin, quando Bella esercita il proprio libero arbitrio in una direzione contraria rispetto a quelli che erano i piani di lui, non infligge su di lei alcun tipo di punizione, né alcun tipo di coercizione, né ci sono divieti di sorta, lascia Bella completamente libera di essere ciò che vuole essere. Ivi compreso, per esempio, il fatto che Bella rifiuti di considerare Godwin un partner possibile, come era nei suoi piani originari. Lui ci resta naturalmente male, ci soffre, però non la punisce e non la trattiene in nessun modo dall'avere altre relazioni e da non considerarlo minimamente, se non come una figura paterna. La mette quindi pienamente nelle condizioni di esercitare il suo libero arbitrio. Alla sua nascita, naturalmente, Belle ha il cervello di un neonato, però le sue capacità cognitive aumentano a una velocità molto superiore rispetto a quella di un bambino. Nel giro di pochissimo tempo riesce a imparare, per esempio, a parlare e a camminare, e in capo a pochi anni, circa 3 anni, arriva in una fase che potremmo identificare come quella della pubertà.
che si porta dietro anche la scoperta della sessualità, altro tema molto importante all'interno del libro, in particolare la sessualità femminile e il tabù legato alla sessualità femminile. Tenete presente che la creatura bella non ha alcun tipo di sovrastruttura legata al contesto sociale vittoriano all'interno del quale si muove, perché è cresciuta per pochissimi anni, tra l'altro, nella casa di questo god benevolo che sostanzialmente le ha fatto fare tutto quello che voleva e le ha lasciato a disposizione degli strumenti scientifici, dei libri, non ha mai ostacolato il suo apprendimento e non le ha inculcato norme sociali in qualche modo, non è stata a contatto neanche lei stessa con la società più di tanto. Quindi Bella non ha nemmeno le sovrastrutture tipiche di una donna cresciuta all'interno di una società maschilista, le mancano completamente e all'arrivo della propria pubertà esplora liberamente la propria sessualità, fidanzandosi per esempio con il dottor Kendall, che diventa il suo promesso sposo, e questo non le impedisce di avere degli altri amanti. Per esempio, a un certo punto parte per un viaggio intorno al mondo con un avvocato Don Giovanni qualsiasi che si chiama Duncan Wedderburn, mi pare. L'uscita della casa del padre darà inizio al viaggio dell'eroe di Bella vero e proprio, un viaggio dell'eroe che noi in realtà però seguiamo dal punto di vista di chi è rimasto a casa, ovvero God, il papà creatore, e Candle, il fidanzato promesso, che resta lì ad aspettarla in buona grazia. E viviamo quello che succede a Bella anche grazie direttamente allo scambio epistolare, quindi alle lettere che scrive lei. Nel libro, tra l'altro, ci sono degli inserti grafici con anche, per esempio, delle fotocopie, diciamo, di queste fantomatiche lettere di Belle, che hanno anche tutta la sua grafia incerta, particolarmente emotiva. A un certo punto le mancano addirittura le vocali, non so se sto riuscendo a farvi vedere qualcosa, ma a volte Belle scrive anche così, con l'inchiostro bagnato dalle lacrime quando vede qualcosa che l'ha toccata profondamente. E poi ci sono anche delle pagine con delle incisioni che nella metà storia del libro sono le incisioni commissionate da Kendall al momento dell'autopubblicazione del volume. Da qui in poi della trama non vi dico altro per non rovinarvi sorprese, ma dico solo che il discorso si allarga a macchia d'olio proprio sul piano filosofico, andando a toccare in una maniera che trovo anche molto profonda tanti temi importanti e diversi dell'esperienza umana. Ora vi farò qualche esempio. Il tema più macro ed evidente che fa da filo conduttore del romanzo, anche con una modernità francamente sconcertante se teniamo conto che l'autore Alistair Gray è della leva 1934, è quello dell'emancipazione femminile. Belle è una donna vittoriana nata senza la sovrastruttura di essere una donna vittoriana, e la sua originalità come eroina femminista sta nel fatto che lei non si sta ribellando a un sistema che non le sta bene, perché quel sistema manco lo conosce, e anzi parte del suo viaggio dell'eroe, parte del suo viaggio di scoperta è proprio la presa di coscienza dell'esistenza di questo sistema e la conoscenza di questo sistema. Il conflitto rispetto al sistema quindi non è la motivazione interna del personaggio. La motivazione interna del personaggio è una pura energia andante, una pura energia di scoperta. Belle si muove nel contesto dell'epoca con lo stesso atteggiamento di Pippi Calzelunghe, una bambina fortissima che si sente perfettamente libera di fare quello che vuole in un mondo di regole idiote, che lei osserva e attraversa senza badarci più di tanto, anzi vedendole per quello che sono, cioè patetiche e ridicole. Non ha pudori, non ha paure, non teme di fare una brutta figura nel momento in cui dice quello che pensa, perché il suo God non ha mai represso il suo libero arbitrio attraverso il castigo. Questo golem di una donna libera confonde e stordisce gli uomini che è intorno, portandogli a mettere in discussione il proprio ruolo sociale e anche le proprie debolezze e ipocrisie. Lo stesso God in realtà in origine l'aveva creata con lo scopo di costruirsi quello che lui e Kendall definiscono il sogno di ogni uomo, ovvero, cito, una donna con un corpo di adulta e con il cervello di una bambina dipendente da lui. E God crea davvero la donna perfetta, ma
La donna perfetta, ironia della sorte, salta fuori che non è dipendente da nessuno. Sviluppa autonomamente la propria identità e decide di vivere la vita come crede, come le piace di più. Per una breve parentesi parigina diventa addirittura una sex worker. Poi decide di studiare medicina in una delle poche facoltà che lo consentono all'epoca e diventa una dottoressa, aiuta le altre donne in argomenti relativi al controllo delle nascite, dalla contraccezione all'aborto, tutte cose che ovviamente all'epoca erano dei tabù. Sia questo discorso femminista che anche gli altri temi che vedremo, Gray li porta avanti grazie a una satira graffiante, molto raffinata e divertentissima, perché spesso filtrata da quella che è la mente ancora in formazione di Belle, che analizza con la stessa lucidità che riserva alla questione femminile anche le questioni politiche. In Povere creature, infatti, è molto presente e molto forte anche il tema coloniale e postcoloniale, con particolare riferimento a quello che era stato l'impero britannico. Gli incontri che fa Belle durante il suo viaggio la portano a sviluppare un pensiero politico vicino al socialismo, che potrebbe essere riletto anche in chiave moderna come postcolonialismo e o come critica alla società dei consumi. E poi naturalmente c'è il tema del rapporto col divino, quindi sia il rapporto che ha Bella con il suo God, che anche il rapporto che ha con il grande mistero che è la sua nascita, perché alla fine la religione in generale deve puntare a rispondere a una domanda, cioè da dove vengo? Anche Bella cerca di rispondere a questa domanda su se stessa nel corso del libro e troverà anche delle risposte. Noi verremo poi a scoprire, leggendo, qual era la backstory di quella donna di nome Victoria che era stata Belle. I golem della tradizione ebraica non parlano, non hanno il dono della parola. Ma Belle quel dono lo ha e lo esercita, scrivendo appunto quella lettera di suo pugno che correda il manoscritto ritrovato da Gray. Sceglie di farlo con il nome di Victoria, ricomponendo le sue identità in una narrazione unica e rinnegando quindi la narrazione fantastica che della sua vita ha dato Kendall. Quale sia la verità, sceglietelo voi. Povere creature è un libro denso, toccante, sono quasi 400 pagine, ma si legge in un respiro perché questa storia ha davvero una potenza incredibile. Nel 2023 l'Antimos questa storia se la prende e decide di raccontarla su grande schermo, vincendo tra l'altro un meritatissimo Leone d'Oro. Ora quindi parleremo del film che io personalmente ho visto prima di leggere il libro. Continuerete a sentirmi entusiasta, ma mi sento di fare un disclaimer in apertura, cioè sono imparziale, non sono una bimba di Lanthimos. Mentre vi sto parlando, lui ha all'attivo in filmografia 8 film, io di questi 8 film ne ho visti la metà e di quelli che ho visto, oltre a Povere creature, mi è piaciuto soltanto La favorita. E quando dico piaciuto non intendo che avevo gli occhi al contrario e la bava alla bocca, intendo piaciuto, per cui parto da una prospettiva di persona che non era già una fan del regista, che lo è diventata dopo questo film in realtà. Con il romanzo di Gray, Lanthimos ha fatto qualcosa di magnifico. Se amate il cinema, a gennaio, quando uscirà, andate assolutamente a vederlo, perché per un cinefilo Povere creature è l'invito a una festa. Allora, c'è Emma Stone che fa Belle ed è bravissima, bravissima, mostruosa. Tutta la parte iniziale con Belle che è appena nata e non si riesce a muovere bene, Emma Stone ve la porta in giro in un modo disarticolato, credibilissimo, rimanete ipnotizzati. Emma Stone è un miracolo in questo film, interpretazione della vita. Poi c'è William Dafoe che fa God, scelta abbastanza ovvia, ma ci piace. E tra l'altro vi vorrei chiedere, ma voi avete presente quanto lavora Willem Dafoe? Perché io tendo a dimenticarmelo, a non averne una misura, finché non vado al Festival di Venezia e non me lo trovo nella stessa annata in 4 film diversi ogni anno, tipo. Io non so come faccia, ha una quantità di film in uscita ogni anno impressionante e ce ne dimentichiamo. Poi c'è Rami Youssef che fa Kendall e c'è Mark Ruffalo che fa Duncan. Tra l'altro Mark Ruffalo vi fa
a spaccare perché gli dà un taglio comico divertentissimo. Come vi dicevo, nel film cambiano un po' di snodi di trama, soprattutto verso la fine, e soprattutto manca quella cornice metanarrativa. Spero di non dire cavolate, spero di dire tutto giusto, perché il film l'ho visto ormai 2 mesi fa soltanto una volta ed è un film che andrebbe anche rivisto più volte, quindi spero di ricordare bene tutto, se dico inesattezze correggetemi. Nella storia, naturalmente nel romanzo, ci sono delle profondità di concetto che naturalmente all'interno di un film di 2 ore, 2 ore e 20, vengono necessariamente un po' sfrondate. Però a fronte di quello sfrondare, in realtà Lanthimos va anche a lavorare per addizione, aggiunge qualcos'altro sul piano visivo. Quello di Povere Creature è un visivo iperbolico che vi stimola il cervello non stop fino praticamente all'errore 404. Nel senso che si parte da un bianco e nero gotico con i classici fisheye del regista, e con l'evolversi del punto di vista di Bell, quindi con l'allargare del punto di vista di Belle, si espande anche il linguaggio visivo. Durante tutto il film si stratificano infatti dei linguaggi visivi diversi del cinema, che partono dall'espressionismo tedesco, passano attraverso il surrealismo, ma anche attraverso tutte le loro contaminazioni e derivazioni successive. C'è un po' di bartoniano, c'è tantissimo Guillamesco, c'è lo steampunk vittoriano, c'è qualche sequenza linciana. Praticamente il mondo visto attraverso gli occhi di Belle è un viaggio attraverso la settima arte, puro godimento estetico di 2 ore e mezza. In ogni dettaglio, dai costumi alle CGI iperboliche degli scenari, c'è l'assurdo. E la storia è quella che vi ho raccontato prima, comunque con quei temi presenti, chiarissimi. Per me ricordo che è stata un'esperienza del tutto inaspettata, e sono uscita dalla sala per la prima volta in tanti anni che vado al festival, e malgrado fosse uno dei primi giorni del festival, con la convinzione proprio pacifica che quello fosse il Leone d'Oro. Sicura, certa, col risultato già in tasca, convinta che Povere Creature avrebbe vinto il Leone d'Oro, che fosse impensabile che non lo vincesse. Per me, a suo modo, è già un pezzo della storia del cinema e un grande omaggio alla storia del cinema. A essere onesta, non so come andrà in sala, perché non lo trovo un film facile per tutti i palati, nel senso che se non ami già certe cose, il rischio è che il film ti risulti artificioso e a tratti anche un po' morboso. Ma che vi posso dire, io personalmente l'ho decretato mio film preferito dell'anno, tra l'altro tratto dal mio libro preferito dell'anno. Questo 2023 è finito col botto, l'abbiamo salvato in corner con Povere Creature nelle letture e nei film. In realtà ho letto tanti libri che mi sono piaciuti e visto tanti libri che mi sono piaciuti, ma non era ancora arrivato quel libro che ti fa battere il cuore e dire sì, sei tu, mentre il film ero già orientata su Povere Creature. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono invece il vostro libro e il vostro film dell'anno. Trovate nell'info box, come sempre, Povere Creature se lo volete leggere, o fatemi sapere se l'avete già letto, che cosa ne avete pensato. Io vi ricordo, come sempre, che se volete sostenere questo canale e gli altri progetti che porto sul web, ho una mia pagina Patreon, che è un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa con i tarocchi. E vi ricordo anche che se volete sostenermi, ma di scrivere non ve ne frega niente, potete abbonarvi al canale al costo di 99 centesimi al mese, e l'abbonamento vi dà diritto all'accesso a una chat di Telegram in cui chiacchieriamo, ci diamo anticipazioni, naturalmente sparliamo degli assenti, quindi sì, proprio di voi, e ha un contenuto esclusivo ogni mese, che è Cartotrame. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche oggi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!